Salve a tutti ragazzi, benvenuti su canale Teoro Secolo Vostro Nome. Eccoci qua con The Last of Us parte 1. Allora, riprendiamo esattamente dove ho interrotto la puntata, che ci siamo fermati qua nelle fogne, che nella puntata precedente, dopo aver trovato i nostri nuovi amici Henry e Sam, che ci hanno aiutato, diciamo, a scappare dalla città dei mercenari, anche se poi Henry ha deciso benissimo di lasciarci in caso della prima difficoltà, lui è apparsa davanti per poter salvare il fratello Sam. E noi, scappando, abbiamo rischiato di affogare tutto ciò, però alla fine ci siamo ritrovati. Ora cerchiamo di andare verso la stazione radio, dove loro dicono che c'è del cibo e incontreranno il loro gruppo. Quindi ora stiamo passando attraverso le fogne, una cosa molto igienica direi, per poter andare avanti. E siamo qua. E infatti entriamo nella prima stanza che mi capita a genio, perché so che c'è roba. Oddio. Oddio, che c'è? Abbiamo scelta. Ah, l'attrezzatura. L'attrezzatura mi serve questo. Ora vedrete per la reazione di loro, perché vedete qua, tipo, sembra un dipinto di un scolastico o qualcosa del genere. Vai con l'allarme. Oh, guarda. E c'erano i topi. Una che? È una specie di allarme. Io non sento niente. Qualcuno viveva qui, ma non più a quanto pare. Leggere sempre, tenere sempre chiuse le porte, chiudere la parola d'ordine agli sconosciuti, vietato di gridare. Fermo. Nessun allarme. Uno che credeva di poter tenere al sicuro un posto come questo. Invece. Una nuova arma, ragazzi. Però quest'arma non è tutto sto granché. Però la usiamo perché ora sicuramente ci daranno le munizioni. Mi pare un po' brutto non sfruttarla. Cioè, sarebbe uno spreco di munizioni non usarla, perché ci daranno sempre queste munizioni ora, la maggior parte. Oh, manuali sopravvivenza. Fantastico. Ellie, non... Mi è già agitato, ok. Perfetto. Ehi, Sam. Sentito. Aspetta, devo andare da questa parte. Qua c'è un po' di roba, recupera, io non ho preso niente. Allora, miglioriamo qua. Io me ne stavo andando lasciando tutta sta bella roba. Aspettate un attimo che mi potenzio un po'. Velocità di cura, questa servirà pure, però miglioriamo la modalità ascolto. Al massimo iniziamo niente da buttare, porco cavolo. Ora giocano a calcio, guardate. Sono andato dai clicker, quindi non fanno più la scenetta del calcio. Che c'è praticamente... È lì che tirava una pallonata. Peccato. Eccoli qua. Vai, esplodi. Grazie. Visto che c'era un clicker, direi che hanno fatto una brutta fine da tempo. Continuiamo ad avanzare. Speriamo solo che non ce ne siano altri. Speriamo. È improbabile, infatti. Avete visto? Ci stanno dando in continuazione queste munizioni. Però aspettate, no, voglio vedere un attimo indietro, voglio vedere se rifanno la scenetta del calcio. Creare molo. Perché infatti lui è rimasto qua. Vedete, vediamo se fa la scenetta. Intanto mi creo questo. Questo è rimasto qua perché c'era la scenetta in atto. Oddio. Dai ragazzi, tornate qua.
Non ci tornerò più, ragazzi, mi dispiace, niente scenetta di calcio. Sam rimarrà là ad aspettare un eterno gol che non arriverà mai. Questa è un'altra porta chiusa, no? Oddio, non hanno sofferto. Ah, vero, no, i bambini, no. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Siamo in trappola degli altri, siamo tutti ma alcuni dei piccoli sono con me. Ci sono degli infetti che picchiano sulla porta, non so per quanto lo dice. Se esce gli altri sono io, forse riusciamo a riuscire. Se si arriva a quel punto, fare in modo che sia una cosa veloce. No, bruttissima sta cosa, ragazzi. Che ha fatto fuori i bambini per non farli. Guardate qua, mamma mia. Ah! Ah! Bellissimo! Scusate se abbandono quell'arma, ma questo è bellissimo. È un'uccisione sicura il macete. Per quello non si potenzia, oltretutto che non posso. No, si potenzia, però è un'uccisione sicura. Se posso torno a prendere l'arma con potenzia, se no niente. Ah, ora ci separeremo. Noi rimarremo con la persona brutta. Forse da lì si esce. Forse. Ma non potrei spingerti lassù. Magari c'è un'altra strada. Sam, torna indietro! Trappola. Vabbè, sì, più una sicurezza. Okay. Sono stato io. Ho fatto scattare un cancello di sicurezza. Henry, proviamo a sollevarlo. Sì, domani ci riuscire. Che situazione? Sì, lo so, come ogni volta. Questa cosa non si sposta. Andiamo fuori. Ci credo, non si sposta. Sam, stagli vicino. Henry, cazzo, muoviamoci! E tu proteggilo! Via! Guardate come corro. Mamma, che brutti. Oddio. Andrà tutto bene. Sì, speriamo. Sì, lo so. Ok, ragazzo. Cerchiamo di trovare una via d'uscita. Ah, ora qua arrivano tutti i nemici, mamma mia. D'accordo. Ok. Cominciano a darci tutte queste belle munizioni. Ci sarà un motivo. Hai visto anche tu? Stammi dietro. Già, se corro, fallo anche tu. Sì. Dici, cavolo. Guardate, già ci sono quei cosi. Mettetela nel culo. Beccatela pure tu. Beccatela pure tu. Via, 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 via. Spinto. Guardate là che brutto. Muori. No. Ma non c'era tutta sta gente.
Ma dov'era tutta sta gente nell'altro gioco? Maledetto. Muori. Io vorrei sapere dove era tutta sta gente. Porco cane. Ce l'hai fatta. Oh, meno male. Dobbiamo andare avanti. Tu stai bene? Sì. Guarda questo. Sembra un'aula. Perché non l'hanno protetta? Vorrei saperlo anch'io. Di certo non meritavano tutto questo. Ne voglio sicuro. Tutta sta gente. Dove sta tutta sta gente? Perché io non mi ricordo tutta sta gente che è arrivata di soppiatto in continuazione. No, questo non lo posso fare. Posso fare questo se voglio, oppure un coltellaccio questo. Meno male che sto guardando, perché sennò lasciamo un po' di roba. No, vado qua, munizioni. Che male non fanno, aspettate un attimo. Da qua. Dai, vieni qua, Sam, fai usare qualcosa. Ecco fatto. Bel lavoro, ragazzo. Bel lavoro. Ah, Ellie. Andiamo. Giai, sono loro. Scappiamo. Quanti cavolo sono? Perché non abbiamo fatti fuori pochi, vero? Ellie, allontanati dalla porta. Forse ci spingiamo insieme. Vai, spingi. Cosa ha fatto? Sam, che cavolo fai? Ci tira fuori. Allora, non ho bombe. Su, vai. Andiamo di sopra, forza. Corriamo, corriamo. Ora ci sarà una battaglia che non finirà mai. E ora arriveranno nemici a destra a manca. Oh, ci potevano mettere più munizioni, però. Fai in fretta. Ehi, forza, Sam. Non devi restare qui. E tu? Ah, qua c'è una molotov. Forza, vai. Mamma mia, qua ci fanno il culo. Pronti? Ci siamo. Vai! Facciamo un po' di falò. Harry, occhi aperti! Ricevuto! Un po' di falò, ragazzi. Oh! Vai! Ok, muoversi! Forza, andiamo!
Chiudi, chiudi, chiudi. Ce la siamo cavata bene, ragazzi. Aria fresca. A chi lo dice? Aria fresca. Guardate qui. Cos'è? Uno scherzo del cazzo? Sì, warning. Ci sono degli infetti, non apri la porta. Sull'altro lato. Siamo arrivati al lato sbagliato. Dove è questa torre? Ci siamo. Forza, andiamo. Ehi, come stai, piccoletto? C'è mancato poco, eh? Chi lo dice? Già, è stato uno dei nostri momenti migliori. Abbiamo fatto un po' di roba, abbiamo usato. Ma va bene così. Già, che ti avevo detto, eh? Troviamo il modo di arrivarci. Tu come te la stai cavando? Normale amministrazione. Quando ero con Anna, ho fatto pure un bel Bravo. Già. Che dolce. Cerca l'approvazione di Joel. Vai con la droga. Oh, c'è un sotterraneo. Ah, qua giocavano a ping pong. Un po' di todo stracci. Vai con l'alcol. Sono armato, se saccheggi sparo per uccidere. Avevo solo 5 anni quando ho fatto questa storia. Ricordo che non ho. Ma se non sbaglio vivevo in un quartiere come questo. Cosa ti ricordi? Ah, i barbecue. I miei genitori facevano delle grigliate colossali e invitavano un sacco di gente. Più di ogni altra cosa mi è rimasto impresso l'odore. Strano. Sono armato in questo sparo a vista. Ma penso che ormai non c'è nessuno. Dopo l'epidemia sono stati vittime degli sciacalli. Sono quasi diventati paranoici. Ricordi quel periodo, Joel? Qua c'è un dialogo. Ricavano tutti in casa. Poi le provviste hanno cominciato a scarseggiare. Già. È in casi come questi che esce la vera natura delle persone. Il peggior lato delle persone. Aspetta, da quella parte si può salire sopra. Vabbè, qua dove siamo stati, quindi niente. Andiamo avanti. Meglio starne alla larga. Bellino. Questi non sono come quelli della zona. Sono feroci. Stanno a giocare. Che cos'è questo? Oh, è un camioncino dei gelati. Ah no no, aspetta no. No. L'ha detto Henry. Vendevano il gelato direttamente dal camion. No, Joel, no, c'è un dialogo. Aspetta. È vero. Questo affare metteva una musichetta inquietante a tutto volume. I ragazzini uscivano di casa per... Non mi sarei pentito di aver messo questo dialogo. Stavi prendendo per il culo? No, sono serio. Cavolo, erano tempi strani. Te l'avevo detto. Stranissime. Vabbè, pensiamo un po' d'armi, È ora di mettersi al lavoro. Pensiamo a sta cosa che ci hanno data, però sempre meglio che niente.
voglio vedere se riesco a potenziare un po' fucile da caccia. Questo è buono. Perforanti, proiettili perforanti. Smontagli la canna. Dove l'ha trovata quella, voglio saperlo poi però. Posso potenziare solo questo. Ormai che ci siamo. Ok, quello ho potuto fare però per il fucile a posto. Vediamo un po' di fucile a pompa. Questo è buono. Trovando i vari potenziamenti, l'attrezzatore e potenziare le armi, gli si sbloccano anche cose nuove. Buono. Allora, questo lucido di ricarica, capice caricatore, dai, mettiamo un proiettile in più, va sempre bene. Sta prendendo forma. Allora, metti di fare fuoco l'arma più rapidamente. Mi scegli in cuore l'arma. Mettiamo questo. Ok, vediamo se posso potenziare qualcos'altro. Di quelle piccole, vediamo. Andiamo un po' di potenziamento in generale, perché se no, meglio essere bilanciati con i potenziamenti, non concentrarsi su una cosa. Ok, perfetto, sì, quello che potevamo fare abbiamo fatto. Qua abbiamo il fucile a pompa, che è diventato un fucile, un signor fucile. Ecco, rifacciamo un po' di molotov che sono praticamente senza. La posso potenziare, facciamo la velocità di cura che serve sempre. E curarsi più rapidamente, ragazzi, serve soprattutto quando si è in continuazione presi di mira. Qua pure giocavano al computer. Mamma mia, quanta roba, ragazzi. Qua non c'è niente. Che c'è qua? Ah, la soffitta. Ah, tutto bene. Ora qua mi pare, sì, devo far salire L. Il soffitto sta cadendo a pezzi, attenzione. E ci prendeva qualcosa, penso. Attenzione. Che hai trovato, Ellie? Non mi ricordavo cosa hai trovato, sinceramente. Fa un bordello, niente, della miseria là sopra, Ellie. Un manuale di sopravvivenza. Grazie. Armi a corpo buono. Fatto bene a controllare. Cagnolini se ne vanno. Ora andate via. Io vi amo.
aspettate, va a vedere c'è qualcosa altro recupero. Infatti qua c'è la munizione. Mi ricordo che c'è pure una porta da qualche parte qua. Boh. Posso anche sbagliarmi. Le luci. Aspetta, mi pare che c'era un dialogo qua. Le luci sono state qui. Già, così sembra. Come faremo a trovarle? Conosco un tizio. A dire il vero è mio fratello. Ci fa parte delle luci. Ho sentito che era in Wyoming. Andiamo là, lo troviamo e poi troviamo le luci. Ci stai? Mi sembra un buon piano, amico. È un buon piano. Vabbè, andiamo da questa parte, ora tra un po' ci saranno i guai. Ora ci sono i guai. Veniva dalla strada. Ok. Voi state qui. Dobbiamo andare verso prima di lui. Che protestiate. Ho bisogno che lo teniate occupato. Io faccio il giro. E vedo se trovo un angolo di tiro. Ok. Attenzione. Dobbiamo arrivare da lui. Sì, sì, ci vedi, non ci rompere le scatole. Oddio, questo dove è saltato fuori. Smetti di sparare, abbi un po' di rispetto. No, non hai mai ceduto un pezzo di bastone. Ma perché la smetti di fare meno battute? Dove volete andare? Venite fuori ovunque voi siate. Io volevo andare a fanculo, questo non lo so. Aia, non devo uscire qua. Mi ha preso, non lo so. Corri, 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 corri. Dietro il tuo culo dove voglio andare. Ci vuole tanta terra. Oddio! Maledetto, ma dove cavolo ti mucciavi? Mamma mia, qua la gente che compare così. Ma... Io vorrei sapere se c'è un altro. Ecco chi mi sparava. Qui, qui. E muori. So che sono esposto però.
sprecato pure per niente. Dove sei? Dai, pezzi in me. Amori. Dovrò farmi un bel po' di cure. Prendere note, farsi le cure. Oddio, e questo quando è apparso? Siamo messi male. Se ci siamo presi a vicenda. Ah, ho beccato la tavola. No, ho finito le munizioni. Esci. Ah, no, è morto. Sei morto, stronzo! Ma muori tu. Ok, fino a qua ce la siamo fatta. Vediamo se riesco a trovare un po' d'alcol. Riesco a farmi una cura? No, ancora no. Vabbè, abbiamo finito le munizioni del fucile da caccia, che buono. Qua non c'è niente, maledetti. Non ero già nella casa giusta, mi sa. Ma dov'è sto tizio? Ah, qua è. Ora guardate come mi prende alle spalle. Volevi? Muori! Ora dobbiamo andare ad aiutare i nostri amici.
Dove se ne andò? Maledetto. Che puttana. Porca puttana. E muori. Muori pure tu. Forza ragazzi. Ah, c'è uno. Dove cavolo va? Dove volevi andare? Muori pure tu. Che bello fare i cecchini. Muori. Forza Joe. Oddio, qua sta arrivando uno. Ma dov'è? A chi sparano? Ah, questo qua. La testa io ho spaccato. Oddio, sta arrivando il carro armato. Ancora questo carro armato, ragazzi. No, 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 no. Coraggio, Henry. Dai, aprite, so che quello esce con la molotov. Quello là, ah no, qua c'è. Muori. Muori pure tu. Ora esce quello là. Dai, esci. Morite maledetti. Già. Stai bene, Sam? Sì, è tutto ok. Io vi vedo. Vedete, lì ci fa il segnale. Già. Ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo muoverci. Bene. Sam. Infatti. Arriviamo agli infetti ora. Muoviamoci. Mamma mia, quanti sono. Mamma mia, quanti c'è. Mi è staccato un braccio. No, sono troppi ragazzi. Oh, santo cielo.
Andiamo, ce ne facciamo prima. Stai bene? Sono ancora qui. Siete feriti? No, tutto ok. Ok, prima di lasciare questo posto. Andiamo. Su, forza. E noi scappiamo da dietro le quinte. Loro hanno cerchiato la casa. Ma smettila, dai. No, sul serio. Era il compleanno di Tommy. Tutto quello che voleva fare era affittare due Harley e attraversare il paese. Amico, palazzo. E com'era? Ci racconta una storia. Era bella, molto bella. Bella? Ma lo senti? Dai, amico, voglio i dettagli. Descrivila. Sapete cosa? Voi due avete bisogno di privacy. No, no, Ellie. Senti, e poi che stanno parlando okay? Di moto. Quando sali su quel bolide, senti il motore. È indescrivibile. Ah, sì, e come lo sai? L'ho visto nei miei sogni. Brum, 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 brum. Ok. Credo che non verrà nessuno del nostro gruppo. Cosa te lo dici? Già. E ora la parte più difficile. Spiegarlo a Sam. Beh, si può dire che quei due hanno fatto amicizia. Tu che fai? Archivio tutto il cibo che abbiamo trovato oggi. Pesche. Capisco. E come siamo messi a pesche sciroppate? Buone, meglio che morire di fame. Ti ha mandato Henry? No. Perché avrebbe dovuto? Per controllare che non faccia cazzate. Direi che ce la siamo cavata bene oggi. Soprattutto tu. Non direi troppo bene. E va tutto bene? Sì, tutto a posto. Ok. Allora, buonanotte. Come fai a non avere mai paura? Che ti dice che non l'ha? Chi dice che non ce l'ha? Cosa ti spaventa? Lei si drammatizza. Vediamo. Gli scorpioni sono spaventosi. Un po' di serietà. Rimanere da sola. Rimanere da sola. Ho paura di restare sola. E tu invece? Quei cosi là fuori. E se le persone fossero ancora dentro? Se fossero intrappolate e non avessero il controllo del corpo? Ho paura che succeda anche a me. Io so il perché. Per prima cosa, siamo una squadra, ok? E ci aiuteremo. E poi, potrebbero sembrare persone, ma quello che erano non è più lì dentro. È morto da tempo. Harry dice che hanno voltato pagina, che sono con le loro famiglie, come in paradiso. Credi che sia così? Un po' sì, un po' no. Intanto, mi piacerebbe crederci. Ma non ci credi? Per niente. No, non proprio. Già, nemmeno io. Oh, con questi discorsi seri quasi dimenticavo. Gli ho preso il giocattolo. Tieni. Se non sa che esiste, non può portarlo via. Ok, sono esausta. Ci vediamo domani. E vedrai che bel risveglio. L'ha buttato così. Lui fa queste 3.000 domande perché quando è stato preso di mira da un infetto, guardate, è stato graffiato, quindi. Cavolo, è buon profumo. Buongiorno. Dov'è Sam?
L'ho lasciato dormire per una volta. Beh, se vuoi che ci raggiunga, puoi andare a svegliarlo. Ok. Sam? Con le crisi epilettiche. Sam! Oh, che diavolo! Merda, si trasforma! È mio fratello, cazzo! Fanculo! Merda! Ellie! Ellie, stai bene? Oh mio Dio! Sam! Oh no! Sam! Henry! Ellie, stai qui! Henry! Henry, che cosa hai fatto? Poverazzo. Ora dammi quella pistola, ok? Ok, 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 piano. È colpa tua! Non è colpa di nessuno, Henry! È tutta colpa tua! Henry! Henry, no! Oh mio Dio! Già, e finiva così la loro storia, poverazzi. Cambiamo stagione, ragazzi, siamo in autunno. Jackson. Significa che siamo nei pressi della città di Jackson, giusto? Già. Dovrebbero trovarsi a poche miglia da qui. Sei pronto a vedere il caro fratellone? Sono solo pronto ad arrivarci. Sei nervoso? Non so cosa provo. Già. Vabbè ragazzi, ma questo lo scopriamo nella prossima parte, quindi un saluto dai fuochi rossi al vostro Tommy, ci vediamo con le prossime puntate ragazzi, ciao, a presto.